Ciao a tutti, mi chiamo Silvia Pagano e sono un'artista iperrealista. Ho deciso di fare questo tutorial per rispondere alle tante domande che mi vengono poste e per spiegare come impostare le basi per realizzare un disegno iperrealistico partendo da un foglio bianco. E allora mettiamoci al lavoro. Questi sono i materiali che serviranno. Un foglio liscio. Una matita dura, una mediamente morbida e una morbida, uno sfumino, una gomma matita e una riga. Vi spiego brevemente la differenza tra le tre matite che dovremo usare. La matita dura è una matita che fa parte della gamma delle H e, pressandola su un foglio, il tratto sarà molto chiaro. Poi utilizzeremo una matita mediamente morbida e, se la pressiamo sul foglio, possiamo vedere che il tratto sarà sicuramente più scuro di quello precedente. E infine abbiamo invece la matita molto morbida, che è una matita che appartiene quindi alla gamma delle B, e se pressiamo forte sul foglio troviamo il tratto ancora più scuro. La matita dura l'andremo a utilizzare principalmente per tutti quei contorni che non dovranno essere visibili alla fine del disegno. La matita mediamente morbida l'andremo a utilizzare per il riempimento del nostro disegno, mentre la matita morbida l'andremo a utilizzare per fare tutti i dettagli che troviamo molto scuri e dovremo andarli a riportare. Prendiamo adesso il nostro foglio e la nostra immagine. La prima cosa che possiamo fare sarà quella di andare a fare una griglia sia sulla nostra immagine che sul nostro foglio, questo per aiutarci sulle proporzioni. Adesso ci verrà più facile riportare i contorni sul nostro foglio. A questo punto prendiamo una matita molto morbida e tracciamo questa linea di divisione tra la parte destra e la parte sinistra della nostra foglia. Adesso, concentrandoci solamente sulla parte sinistra della nostra foglia, possiamo andare a tracciare sempre con la matita molto morbida tutte le linee più scure che troviamo da questa parte. Ora prendiamo la matita mediamente morbida e riempiamo, sempre solamente su questa parte sinistra, tutte le parti interne della foglia. Adesso passiamo uno strato di sfumino sopra la matita. Dopo aver passato lo sfumino, se la tonalità è ancora troppo chiara, possiamo passare un secondo strato di matita. Passiamo il secondo strato di sfumino. Ora con la gomma matita andiamo a creare alcuni contrasti schiarendone alcuni punti, regolandoci sempre con l'immagine.
Adesso invece prendiamo la matita molto morbida e andiamo a tracciare sul nostro disegno tutti i punti che sono molto scuri. È importante tenere la matita sempre ben appuntita. Dopo aver finito, confrontiamo il nostro disegno con l'immagine che abbiamo, così da renderci conto se ci sono ancora delle parti da bilanciare, quindi da aggiungere o meno dettagli e contrasti. L'ultima cosa da fare in questa parte sarà andare a sistemare i contorni esterni del nostro disegno, perché sono andati appunto un po' a sgranarsi, e dopodiché andremo a aggiungere delle piccole ombre che si trovano appunto in alcuni punti della foglia. Per fare l'ombra basterà passare un piccolo strato di matita e successivamente lo sfumino. Se nei punti dove abbiamo appena fatto l'ombra i contorni sono andati appunto anche un po' a sgranarsi, dobbiamo andarli a risistemare nuovamente. Questa prima parte è pronta. Adesso con lo stesso procedimento andremo invece a fare la parte destra della foglia. Prendiamo la matita molto morbida e andiamo a tracciare i segni scuri più evidenti. Come abbiamo fatto in questa metà, passiamo velocemente uno strato di matita e poi di sfumino. Se i toni restano troppo chiari, eseguiamo lo stesso procedimento per due volte. Passiamo lo sfumino. Un secondo strato di matita. Secondo strato di sfumino. Schiariamo alcuni punti con la gomma matita. Adesso con la matita molto morbida evidenziamo tutti i punti più scuri. Ok, adesso sistemiamo i contorni e attenzioniamo tutti i piccoli dettagli. Adesso come ultima cosa andiamo a passare uno strato sia di matita che di sfumino nei punti esterni alla foglia per ricreare le ombre. Ecco qui, la nostra foglia è pronta. L'ultima cosa che ci resta da fare sarà andare a cancellare tutta la griglia che si andrà a trovare nelle parti esterne della foglia e firmare il nostro lavoro.
Ed ecco qui pronta la nostra foglia. Spero questo video vi sia piaciuto e che sia stato almeno un po' di ispirazione per approcciarvi a questa bellissima tecnica a matita. Se siete interessati a nuovi tutorial e a nuovi aggiornamenti, seguitemi sui miei canali Instagram e YouTube. Questo che abbiamo appena fatto è un disegno base molto semplice, ma se siete interessati a un approfondimento, scrivetemi un'email a info@sigliapagano.com per avere tutte le informazioni riguardo i miei corsi online. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!